Ciao e benvenuto al nuovo video. Oggi volevo elencarti i requisiti che un manager secondo me dovrebbe avere prima di poterlo scegliere. Ma prima di iniziare con il video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina delle notifiche e seguici su Instagram. Una volta deciso di acquistare un cavallo, devi pensare anche allo stallo, al posto dove vuoi lasciarlo. Io con questo video vorrei suggerirti alcuni requisiti che un maneggio dovrebbe avere. Innanzitutto deve essere pulito, per cui sia i box che le parti annesse devono avere un'ottima pulizia. I box dovrebbero essere grandi, con un paddock adiacente, se possibile, e anche luminosi. Ci dovrebbe essere anche la possibilità di avere dei prati dove poter liberare i cavalli in piccoli gruppi per farli socializzare, che è una cosa molto importante per loro. Ci dovrebbe essere anche un posto dove è possibile anche pulirlo, dove è possibile lavarlo. Devi prestare attenzione alla qualità del cibo, al fieno, al mangime, e i cavalli dovrebbero avere anche la possibilità di avere acqua a volontà. Un'altra cosa che secondo me è importante è avere un campo all'aperto e un campo coperto per i periodi invernali e per quando piove, che è molto importante. Un campo anche dove poter liberare e lavorare in libertà i cavalli, dove i cavalli possono sbizzarrirsi e fare quello che vogliono. Un'altra cosa molto importante è la possibilità, la vicinanza a percorsi dove poter andare a cavallo, fare delle passeggiate. E la sorveglianza, le persone, i padroni, i gestori della stalla devono essere persone di cui potersi fidare, persone che siano in grado di accorgersi delle problematiche che il cavallo può avere. Un'altra cosa, l'ultima, se possibile, molto un po' difficile da trovare, è la giostra. La giostra dove poter mettere giornalmente i cavalli per garantire un movimento appunto giornaliero molto importante per loro. I requisiti per te sono la possibilità di avere un locale dove poter depositare gli oggetti personali, i finimenti e la possibilità di avere un bagno a disposizione. Come sempre, se ti è piaciuto il video lascia un like, condividilo con gli amici. Se vuoi puoi offrire al Coral un docente virtuale cliccando sul link che trovi nel campo della descrizione. Io ti saluto e ci vediamo la prossima volta.